tutte le cose relativamente inaspettate, perché almeno parlo di me, penso anche di loro. Loro hanno chiesto di avere questa esperienza, questi giovani. Per me era la prima esperienza, però quindi già il fatto di fare per la prima volta una cosa era già. Era qualcosa di veramente vitale, veramente appassionante. Poi è chiaro, io non mi aspettavo questa reazione piuttosto appassionata da parte del pubblico, poi c'erano tanti pubblici, perché in fondo è una storia nota, insomma, ma credo che sia anche merito di come è stata scritta. In questo senso sembra un premio meritato. A questo si confonde, No, penso che venga. non dare politica, no. No, certo, penso che venga felice, penso che se avessi detto no, questo premio in realtà non lo meritavamo della scrittura, quindi avremmo sbagliato, avremmo sbagliato tutto. Ma Marco, tornare su sequestro Moro, abbiamo cercato un modo di tornarci differentemente e ci è sembrato, diciamo, che non fosse tanto il caso di andare a raccontare nuovamente, seppure con tutti gli elementi di conoscenza in più che si erano aggiunti rispetto a diciamo, Un giorno notte, di andare a cercare di raccontare ma invece piuttosto di cercare ciò che è più immortale, universale e a prescindere poi da realtà più o meno acquisite, c'era anche il racconto. E in quel racconto c'erano degli elementi profondamente shakespeariani, tragedie individuali, che permettevano comunque, esplorandole, di comporre una sorta di affresco della vicenda. La cosa che penso che dobbiamo essere più contenti che questo ha reso la vicenda Moro accessibile anche a chi non avesse elementi o avesse vissuto quella stagione, ne avesse seguito la cronaca, per l'enormità dell'accaduto oggettiva e per l'enormità emotiva dei personaggi che abbiamo deciso un po' di eliminare. E da lì è cominciato un lavoro molto complesso. Come l'episodio dovesse segnare il testimone a quello successivo, se far dividere gli stessi tratti di racconto di tutti gli episodi o comunque costruire una nuova versione cronologica. Siamo andati tanto anche un po' per tentativi, in un certo senso, è stato piuttosto artigianale. Quindi appunto immagino che abbia anche un tempo lungo. Sì, diciamo, il tempo di lavoro è stato lungo, molto pensato, molto ragionato, con scambi di appunto partendo da quella che era l'idea di avere un'universalità sul racconto, una criticità nei personaggi, che poi in fondo era fare un libro nuovo di tutta la ragione di Stato, di un padre che è Cossiga, che intende studiare Cossiga, che si trova in qualche modo per gestire la vita o la morte del suo padre appunto, non solo, un padre spirituale, invece un padre, un papa, insomma, che si trova più di tutti a cercare quasi ogni episodio da spazzatore di salvare Moro, dei brigatisti che diciamo da carnefici si trasformano con percorsi diversi da uomini e donne come gli ultimi, al immediatamente sopraimpatto di un personaggio episodio che riabbracciava tutti i racconti allo stesso tempo che faceva la ricerca dell'umanità di quel personaggio come ce la scriveva, una mamma che diciamo tutte le riunioni ci voleva a rimarcare, quindi dal lavoro di Cossiga era un personaggio
video molto laterale, però ha un fatto vero e carnale, un racconto a modo che si fa tutta la storia, che quindi una cosa che non immaginare c'è stato di ricerca molto, però veramente sono gli storici dottori nel corso, insomma. E poi un lavoro di ricerca va messo in scena, quello con cui c'è la voce, vero che tutto questo tempo, oltre alla ricerca della scansione degli episodi, inevitabilmente c'era un lavoro da fare di tensione, di istruzione della tensione, e qualcosa di questo episodio che non è semplice, di essere sia comprensibile sia.